cordiale saluto a tutti gli appassionati di ilmeteo.it, il sito più visitato dagli italiani. Previsioni per giovedì 31 luglio 2014. Ultimo giorno di luglio soleggiato su gran parte della penisola, ma ancora qualche pioggia persiste sui settori orientali del paese. Ecco il dettaglio. Al nord il tempo migliora su gran parte delle regioni, con prevalenza di sole e clima più caldo. Rimane ancora instabile al nord-est, specie sul Friuli Venezia Giulia, con qualche temporale sui settori orientali, qualche rovescio pomeridiano anche sulle montagne del Triveneto, parzialmente nuvoloso sul Veneto e sole invece in Emilia-Romagna. Spostiamoci al centro, dove il tempo è soleggiato in Sardegna e su tutte le regioni tirreniche. Qualche pioggia o breve temporale resiste ancora sulle coste adriatiche, ma i fenomeni saranno spesso alternati a spazi soleggiati e saranno comunque in esaurimento entro sera. Raggiungiamo infine il meridione, dove le piogge riguardano le coste tirreniche calabresi e i settori adriatici pugliesi, anche con occasionali temporali. I fenomeni comunque saranno generalmente deboli e spesso alternati a schiarite soleggiate, sole prevalente altrove. I venti soffiano tutti di maestrale e debolmente. Temperature. Le minime sono in leggera crescita, con valori compresi tra 16 e 23 gradi, più basse sulle zone interne. Durante il giorno ci attendiamo 25-31 gradi al nord, con valori più freschi sulla Venezia Giulia, tra 25-30 gradi al centro e al sud. Amici e amiche, la previsione termina qui. Pressione in deciso aumento su gran parte del bel paese e giornate via via più soleggiate e calde un po' ovunque. Aggiornamenti in tempo reale solo su ilmeteo.it. Arrivederci. Che fine hanno fatto le ex province regionali? Delle 9 province si è arrivati a 9 consorzi, più 3 città metropolitane. Ma la riforma è solo sulla carta. I tempi scanditi dalla legge regionale per la trasformazione, il 24 settembre prossimo, non saranno rispettati. Ma quali compiti e funzioni assolvono? E qual è il ruolo che stanno avendo i loro dipendenti? La rivoluzione crocettiana ha tagliato costi per 10 milioni. Ma che ne sarà del mezzo miliardo di spese correnti e del mezzo miliardo di spese in conto capitale? 8 tonnellate di hashish sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza su una motonave di 70 metri in navigazione a sud della Sicilia. I militari hanno trovato la droga in un locale della nave e hanno arrestato gli 11 componenti dell'equipaggio, formato prevalentemente da siriani. La nave è stata condotta poi al porto di Pozzallo, dove i militari delle Fiamme Gialle hanno formalizzato l'arresto dell'intero equipaggio. Terremoto nel mare antistante la provincia di Ragusa alle 10.42 di oggi, la magnitudo è di 2,1, la profondità dell'epicentro a 10 km di profondità a largo di Marina di Ragusa. La tassa di soggiorno doveva servire per promuovere le attività turistiche, almeno nelle intenzioni del consorzio. A conti fatti, nel 2013 la tassa che obbliga tutti i non residenti che pernottano in una struttura ricettiva della città ha veicolato introiti per circa 70.000 euro a fronte di un tesoretto previsto di oltre 200.000, colpa dei controlli poco efficienti che poi fanno scoprire che ad oggi solo 4 strutture in città hanno garantito l'introito alle casse del consorzio. Le Camere di Commercio siciliane passeranno da 9 a 3, a deciderlo è stata la giunta di Unioncamere. Con questo atto anche la Sicilia vara l'autoriforma del sistema camerale, che punta a razionalizzare e a ridurre le spese, salvaguardando specifici territoriali. Secondo il cronoprogramma, entro l'autunno e a seguito di un confronto con la Regione, le 9 Camere di Commercio dovranno deliberare il loro nuovo assetto. Sono stati fermati dalla polizia giudiziaria su disposizione della procura di Ragusa 3 presunti scafisti dello sbarco di 192 migranti arrivati ieri a Pozzallo con la nave Vega della Marina Militare, che aveva compiuto 2 interventi di soccorso nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum. Sono un somalo accusato di essere stato alla guida di un gommone con 112 persone a bordo e 2 uomini del Gambia che sarebbero stati i piloti di un analogo natante con altri 80 extracomunitari. Slitta al 5 agosto alle ore 10 il termine che consente la registrazione per gli ulteriori 800 percorsi di tirocinio da attivare nell'ambito del piano giovani, prevista per l'1 agosto. Gli interessati, ultimata la richiesta della dichiarazione di disponibilità al lavoro, il cosiddetto DID online e patto di servizio, per registrarsi dovranno accedere al portale www.pianogiovanisicilia.com completando l'iscrizione e procedendo alla richiesta di attivazione.
Le sedi distaccate di Riscossione Sicilia non dovranno più chiudere, lo ha deciso l'Assemblea regionale siciliana votando all'unanimità un subemendamento presentato dai deputati della lista Musumeci. Il governo, con l'assessore all'economia Agnello, avevano espresso parere contrario. A poco più di un anno dall'introduzione in Sicilia della norma per pagare il 30% delle contravvenzioni nei primi 5 giorni dall'accertamento, i risultati non sono proprio positivi. Chi non pagava prima continua a non pagare e gli sconti sulle multe dovevano servire a premiare il cittadino virtuoso che aveva commesso l'infrazione. Ci sono esempi però dove la norma ha dato i suoi frutti, Siracusa, Modica e Ragusa, dove i comandi delle polizie locali fanno registrare una media del più 3,5% di multe pagate. E adesso la situazione sul traffico e la sua evoluzione sulle strade al sud in Sicilia a cura dell'ANAS. Buon giovedì da Elisabetta Castellini di ANAS TV. In Basilicata, sulla strada statale 407 Basentana, è stata riaperta al traffico la carreggiata in direzione Potenza. Contestualmente è chiusa la corsia di marcia e il traffico è consentito sulla corsia di sorpasso. I tempi di percorrenza aumenteranno di circa 3 minuti. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore, fino al prossimo 6 agosto è istituito il senso unico alternato lungo alcuni tratti della statale in provincia di Cosenza. I tempi di percorrenza aumenteranno di circa 5 minuti. In Sicilia, in tratti saltuari dell'autostrada Catania-Siracusa fino al 3 settembre sono chiuse la corsia di marcia o di sorpasso di entrambe le carreggiate. I tempi di percorrenza aumenteranno di 10 minuti. E sempre in Sicilia, sulla strada statale 121 Catanese nel comune di Vicari in provincia di Palermo, fino al 9 ottobre è in vigore un senso unico alternato. I tempi di percorrenza aumenteranno di circa 3 minuti. Per seguire l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale su tutta la rete stradale e autostradale, l'ANAS ricorda l'applicazione gratuita by ANAS Plus, il sito web stradeanas.it e il numero pronto ANAS 841 148. Buon viaggio!